Allora, riprendiamo questo nostro esercizio dicendo come si potrebbe impostare invece il diagramma di processo con una filosofia diversa, cioè quello di spezzettare il processo in generale in più attività di diagramma separati, ciascuno dei quali gestisce una fase diversa. Allora, in questo caso lo separo essenzialmente sulla base degli eventi, diciamo così, indipendenti che possono avvenire. La creazione di un libro. In qualunque momento un autore può decidere di creare un libro, punto. Quindi è un processo che può partire arbitrariamente, senza aspettare nulla, punto. In qualsiasi momento, un autore che abbia almeno un libro aperto, creato nel sistema, può decidere di caricare una revisione. E quindi avrà un altro processo che permette all'autore di fare questa operazione. Ovviamente scegliendo tra i libri che ha, dovrebbe sceglierne uno. E in qualunque momento, un autore che abbia almeno un libro con almeno una revisione caricata può chiedere di pubblicarlo. Quindi, poiché sono cose che possono, descritte così, possono avvenire in qualunque momento, seppur con delle condizioni iniziali, le posso modellare come processi separati, ciascuno col suo token. E ciascun processo partirà o non partirà, o potrà partire a seconda, ovviamente, delle condizioni che si verificano. Quindi, in qualche modo, l'effetto finale è lo stesso, il sistema informativo che creiamo è lo stesso. Qui stiamo dicendo: guarda che per permettere all'utente di caricare una nuova revisione, beh, il token che inizia quando creo il libro deve essere portato fino a quel punto in modo da abilitare quell'azione per l'utente. Nell'altro caso vedremo che quel token è sempre pronto. Però l'effetto netto è sempre pronto, ma si accorgerà che se il libro non è stato definito, non è stato scelto, l'autore non potrà caricare una revisione. Quindi in qualche modo a volte il token viene attivato e poi distrutto subito perché non c'è niente da fare. Sono punti di vista leggermente diversi, ma l'effetto netto per l'utente è ovviamente, deve essere lo stesso, perché stiamo modellando lo stesso sistema, seppur da un punto di vista leggermente diverso. Allora, in quel caso cosa facciamo? Quindi ciò che disegniamo da adesso in avanti va in alternativa rispetto a questo più questo. Ok? Allora, partiamo con la creazione del libro. A questo punto ha un activity diagram che crea un nuovo libro, in cui il tutto si svolge perché è un autore che crea un nuovo libro. Quindi ogni volta che un autore vuole creare un nuovo libro, attiva questo processo. Ci sarà il bottone crea un nuovo libro da qualche parte nell'interfaccia utente. Quindi avrò, cos'ho? Beh, è facile, adesso vado a rubare dall'altra parte i blocchi, perché ovviamente le azioni sono sempre le stesse, è il modo di relazionarle, no? Che cambia. Crea un nuovo libro e poi è finito. Metto solo il soggetto, perché qui non ho lo swim lane. Per cui possiamo avere l'autore con disturbo ossessivo compulsivo e crea 10 libri al giorno, poi non li porta mai avanti, lo può fare. Anche prima lo poteva fare. Perché anche qua la creazione di un nuovo token di questo processo di scrittura libro era libera. Fine. Poi ho un altro processo. Se ho un libro già creato, posso crearne in qualunque momento una nuova revisione. Quindi ho un diagramma nuovo di attività. Oops. Crea revisione.
Allora, a questo punto io avrò l'autore che si sveglia al mattino e dice: oggi mi sento ispirato, vado avanti col libro. Quindi, ovviamente, l'autore seleziona uno dei libri, dei propri libri, già creati è ridondante, perché dico seleziona un libro, vuol dire che nel database ce l'ho già, quindi è ovvio che sono passato già dalla creazione. Quindi come prima cosa devo dire, va bene, tu vuoi creare una revisione, ma di che libro? Non è che ne crei una revisione così nel vuoto, devi crearla di un libro esistente. E una volta che hai selezionato quale libro, fai una revisione. Quindi faccio questi, prendo questi 3, 4 blocchi qui, 1, 2, 3, 4, copia. E lo incollo qua. E qui finisco. Dov'è che c'è scritto che la carica della nuova revisione si può fare solo dopo aver fatto creare un nuovo libro? C'è questa freccia qua che crea una dipendenza forte. Non posso entrare in questo ciclo sotto se non ho fatto prima la creazione del libro. E ce l'ho qui, nel senso che io posso tentare, avrò il mio bottone, crea una nuova revisione, la prima cosa che mi presenta è un elenco dei libri che ho scelto, scusate, che ho scritto, ne devo scegliere uno. Devo sceglierlo. E quindi se lo posso scegliere da un elenco vuol dire che in precedenza in quell'elenco qualcuno ce l'ha messa, qualcuno, io ce l'ho messo. E quindi vuol dire che sono passato dalla creazione. No? È meno evidente, è meno diretto, non c'è la freccia, è una dipendenza in qualche modo mediata che rimbalza dalla base dati, rimbalza dal modello concettuale. Ciò che fa un processo modifica il modello concettuale e i nuovi dati del modello concettuale possono cambiare, no, l'evoluzione di un altro processo. Anzi, addirittura quello che potremmo fare, non sarebbe male farlo, prima di dire vai, seleziona questi libri, vediamo se ne ha questo qua di libri. Cioè, hai almeno un libro, perché altrimenti non ti faccio selezionare niente. Non sarebbe male dire, nel caso in cui lui sia uno sfigato che non ha ancora pubblicato nulla, se lui non ha nessun libro, caro mio, non hai niente da fare qua, esci dal processo. Se invece ha almeno un libro, dimmi quale e poi carica la revisione. Quindi, altrimenti, se ce l'ha. E me la sono cavata. Poi c'è il momento in cui l'autore sempre. Ah, scusatemi, di nuovo non ho messo la zoom lane, quindi devo mettere il soggetto. Ho la scelta vostra se mettere il soggetto o mettere la zoom lane. Non c'entra nulla col fatto che lo sto facendo con processi paralleli e non metto il zoom lane, semplicemente sono assolutamente equivalenti. Le due modalità di indicare chi è l'attore di un determinato processo. Ok, dicevo, poi questo autore a un certo punto si sveglia e dice va bene, voglio pubblicare, qui monetizziamo, no? E pubblichiamo. Allora, anche qua posso avere un altro diagramma di attività che potrebbe essere la richiesta pubblicazione. Che altro non è che questa parte qua essenzialmente in basso del nostro mega processo iniziale, perché tanto poi il processo di pubblicazione o meglio di approvazione avviene esattamente nello stesso modo. Quindi dove sono andato a finire? Qua in richiesta pubblicazione, io pubblico, sì, cos'è che voglio pubblicare? Cioè ho il bottone pubblica nuovo libro, allora il sistema informativo mi chiederà
quale. Quindi prima di tutto mi chiederà quale libro e poi mi chiederà quale revisione. A patto che abbia almeno un libro e che quel libro abbia almeno una revisione. Se invece non ha, mettiamo la fine qui, non ha nessun libro, con due S, non con tre, oppure nessuna revisione, allora non c'è nulla da fare. Se invece l'autore ha almeno un libro, mi dice qual è, questo libro ha almeno una revisione, mi dice qual è, allora può mandare, a questo punto, avendo selezionato quella revisione, parte il processo di pubblicazione vera e propria. E quindi aggiungiamo la nostra attività complessa, che è la stessa di prima. Che poi si completerà con un'approvazione, con un rifiuto, ma poi non cambia nulla, nel senso che lui la richiesta l'ha fatta. Invece non c'è un processo separato per l'approvazione, no? Per il lavoro dei revisori, perché non è che il revisore si sveglia quando vuole e lui fa la revisione. Lui può farla solo quando gli viene richiesto. Quindi la sua attività del revisore è qua dentro. No, 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 non vuoi creare un altro, si chiama già così, no? Pubblicazione. Perché non mi fai mettere quello là? Boh, non ha capito che è lo stesso, scusate. Ecco, il revisore può lavorare solamente quando in realtà l'autore ha fatto arrivare il token qua dentro. Quindi mentre l'autore in qualche modo può scegliere le azioni da fare, ovviamente alcune azioni non le potrà fare se non ha i requisiti per farle, tipo non ha un libro, non ha una revisione, invece il revisore è in qualche modo un soggetto più passivo, in un certo senso. Non avrebbe senso dire un processo, faccio la revisione e come prima azione verifico se ho almeno una revisione da fare. Cioè, non è che ti metti lì e ti diverti ogni giorno a vedere se hai della revisione da fare. Quindi in qualche modo quest'altra variante, con tre processi indipendenti, crea un libro, crea una revisione, richiede una pubblicazione, è un modo diverso di organizzare le stesse azioni, o le azioni che abbiamo messo sono esattamente le stesse. Le scelte che abbiamo messo, l'if, no? Le condizioni sono esattamente le stesse, semplicemente abbiamo deciso di organizzare in modo diverso la dipendenza tra le varie fasi. Ecco, dobbiamo solo per completare aggiungere la specifica di chi è il token in crea revisione, è una nuova revisione di un libro di un autore, non sto neanche a dirlo, perché un libro ha un autore solo. E qui ovviamente il token è una richiesta di pubblicazione relativa ad una revisione di un libro. Ok? Adesso, dubito questo?
In questo caso questi vari processi non hanno bisogno di comunicare tra di loro, scambiarsi segnali, perché se no quando ho più processi paralleli può esserci necessità che un processo arriva a un certo punto, poi si ferma e ha bisogno di aspettare che un altro processo gli mandi delle informazioni. Allora usiamo lo scambio di segnali tra processi. In questo caso semplicemente il processo inizia e finisce, poi magari l'altro inizia e finisce, ma a metà non devono comunicare, quindi non abbiamo questo scambio, necessità di questo scambio di segnali. Dimmi, hai una domanda? No, alcune selezionano i propri libri già creati, alcune selezionano la versione del libro, per forza mettere. Non posso mettere direttamente autore richiede pubblicazione di un libro, cioè di una revisione di un libro. Se metto l'autore richiede la pubblicazione di una revisione di un libro, sto dicendo che l'autore sta selezionando una revisione di un libro, cioè il libro e la revisione. Alla fine nel card diagram non si vede una situazione. Nel card diagram non si vedono mai delle azioni. No, sono informazioni che dicono, io so, allora no, la cosa importante è questo ramo qua, cioè può darsi che l'azione, cioè se io parto dicendo l'autore richiede la pubblicazione, devo essere sicuro che l'autore possa richiedere la pubblicazione, perché può darsi che non possa. Allora io potrei anche fare un diagramma diverso in cui metto prima l'azione, l'autore richiede la pubblicazione, e poi dopo metto un rombo che dice pubblicazione non possibile perché mancava l'autore. Allora, sì. L'importante è che ci sia, cioè, riconosciamo che a volte quella richiesta non può essere completata, perché mancano i presupposti, manca il libro, manca la revisione. Hai fatto il controllo prima, lo puoi fare, puoi immaginare di farlo dentro, qui chiedi all'utente, però, sembra brutto far vedere all'utente una videata in cui c'è scritto scegli quale libro pubblicare e l'elenco è vuoto perché lui non ne ha. E cosa deve fare? Allora è meglio non fargli neanche vedere quella videata. Quando, addirittura a monte sarebbe anche meglio non abilitargli neppure il bottone pubblica. Poi questi sono problemi che diciamo, affrontiamo poi nell'ultimo capo. Ma la cosa importante a livello di processo, al di là di dove mettiamo le cose, è che ci sia esplicito il fatto che a volte il processo arriva alla pubblicazione e a volte no. Quindi non sono del tutto indipendenti questi processi, sono dipendenti dai dati che sono stati registrati. Ok, poi l'esame ci chiedeva poi di descrivere un caso d'uso. Ecco, magari spendiamo un attimo per, non ce lo chiedeva, ma spendiamo un attimo per disegnare, per immaginare, no, quale potrebbe essere il diagramma dei casi d'uso. Poi ci chiede il testo invece di creare la narrativa di uno di questi. Allora, diagramma dei casi d'uso, cosa comprende? Facciamo a livello di user goal e immaginiamo di avere, qui ci vedrei un summary unico, cioè la pubblicazione del libro, più un altro summary che è le royalty, la parte dei pagamenti. Quindi concentriamoci sul diagramma di casi d'uso a livello user goal, per la parte di pubblicazione. Allora, quali attori abbiamo qua? Ne abbiamo due, che sono l'attore autore e l'attore revisore, che fanno cose diverse. In realtà sono le stesse persone. Semplicemente quelle persone in alcuni momenti assumono un ruolo diverso. In particolare il revisore è un caso particolare di autore. Tutti sono autori, ma alcuni sono anche revisori. In realtà alcuni possono essere revisori perché hanno almeno pubblicato due libri. E in un determinato momento sono revisori di un libro, in un determinato altro momento sono revisori di un altro libro, in un determinato altro momento ancora non sono revisori perché in quel momento non c'è nessun libro a loro assegnato. Ma è la stessa persona che normalmente veste il cappello dell'autore a cui in alcuni momenti viene offerto anche il cappello del revisore. E come autore cosa posso fare? E allora vado a rivisitare i miei diagrammi delle classi, gli uni e gli altri uguali, e cerchiamo di capire quali sono le azioni
qui parliamo a livello di casi d'uso. Quindi dobbiamo andare a vedere le azioni che vengono svolte da quell'attore lì e cercare di contestualizzarsi, contestualizzarle in momenti di interazione dotati di un obiettivo raggiungibile e misurabile e determinabile per l'autore, per l'attore. Quindi ad esempio la creazione del libro sicuramente è un caso d'uso. Quello che sto cercando di dire è che non dobbiamo traslare uno a uno le azioni del diagramma di processo nelle azioni nei casi d'uso. Perché magari ci sono alcuni casi d'uso che contestualmente devono svolgere due o tre azioni consecutive, che a livello di processo sono modellate con azioni diverse, perché magari in mezzo c'è una scelta o c'è altro. Lo vediamo tra un secondo. Quindi, sicuramente la creazione del nuovo libro c'è. Quindi c'è un'azione e crea, un caso d'uso è crea un nuovo libro. Mi sveglio mattino, creo il libro, poi basta, il mio momento creativo per oggi è esaurito, torno a dormire, no? E quindi ho finito. Poi ho le altre azioni, quella di creare una nuova revisione. Allora, avrò un caso d'uso, crea revisione offline, avrò un altro caso d'uso, crea revisione online, che ovviamente, immaginiamocelo poi dalla narrativa, si svolgeranno in modo completamente diverso, perché quello offline semplicemente carico un documento, quello online apro, poi scrivo, salvo, eccetera, eccetera. Crea online significa passare da queste due parti, qua e qua. Verifico che ci siano i libri, lo seleziono e lo carico. Quindi queste due selezionano un libro e caricano una nuova revisione, guardiamo il ramo di sinistra, quello offline per esempio, fanno parte dello stesso caso d'uso. Questa prima azione, seleziona un libro di quelli creati, non è un caso d'uso di per sé. Cioè dopo che l'ho selezionato cosa ho fatto? Cosa ho ottenuto? Niente. Quello è un primo passo per poi caricare la revisione PDF. Quindi in questo caso abbiamo un caso d'uso unico che copre queste due azioni. Poi avremo un altro caso d'uso che copre queste due azioni. Quindi in qualche modo dobbiamo cambiare il punto di vista. Il processo mi dà il punto di vista del sistema, di quali vincoli il sistema deve imporre. I casi d'uso mi danno il punto di vista dell'utente. Quali sono le sequenze di azioni che l'utente fa e alle quali dà un significato compiuto. Quindi di sicuro c'è il nostro autore che può carica una revisione offline oppure carica una revisione online. Oggi non sono riuscito a scrivere una sola volta revisione, giusto? E sono due casi diversi. L'ultima cosa che può fare il nostro autore è chiedere la pubblicazione di un libro. La richiesta è una pubblicazione. E questi sono quattro casi d'uso indipendenti, talmente indipendenti che noi a livello di diagrammi di processo abbiamo fatto processi diversi nella versione 2. Ciascuno dei quali ha un suo inizio e una sua fine delimitati nel tempo, non possiamo avere un caso d'uso che dura una settimana. Si collega, fa delle cose ed esce avendo raggiunto quell'obiettivo. Ci sono delle relazioni tra questi casi d'uso? Ad esempio ci sono delle relazioni di estensione? Cioè è possibile che al termine di uno di questi casi d'uso il sistema informativo voglia proporre all'utente o facilitare l'utente nel proseguire su un caso d'uso diverso? Sì. Sì, perché lo vedo ad esempio bene. Dov'è?
ma torno indietro. Lo vedo bene qui. Appena ho caricato una revisione, quindi ho fatto il caso d'uso revisione, il sistema mi potrebbe offrire facilmente la possibilità di passare al vuoi pubblicare questa revisione. Quindi questo lo modelliamo attraverso delle relazioni di estensione. Quindi la richiesta di una pubblicazione può estendere il caricamento di una revisione. La richiesta estende il caricamento della revisione. Oppure anche ovviamente la revisione offline. Ma il caricamento della revisione a sua volta può estendere la creazione di un nuovo libro. Cioè io ho appena creato un nuovo libro e il sistema mi dice ok, carica pure la prima revisione. Magari non sono pronto, non lo faccio. Ma se sono pronto lo posso fare immediatamente, senza dover uscire e rientrare in qualche modo. Quindi la creazione di un nuovo libro, il caricamento di una revisione, può essere un'estensione della creazione del nuovo libro. Cioè addirittura se avessi già un PDF pronto, bellissimo, ci ho già lavorato 10 anni ma non ho mai usato questa piattaforma dell'editore, ce l'ho già pronto, allora in 10 minuti crea un nuovo libro, fatto, carica la revisione offline, fatto, richiede pubblicazione, clic, fatto. Ho 3 casi d'uso che, poiché ho già tutto il materiale pronto, si concatenano in un attimo e passo naturalmente dall'uno all'altro. Il revisore cosa può fare in più, oltre al fatto che è un autore, quindi può fare le cose da autore? Andiamo a vedere, a questo punto, nel nostro diagramma pubblicazione, la parte del sistema informativo non ci interessa perché nei casi d'uso andiamo a controllare ovviamente solo ciò che fanno gli attori veri, umani. Il invio segnali, ricezione segnali non ci interessano perché sono attività che avvengono in automatico, fork e join anche, ci interessano le azioni vere e proprie, quindi scarica il libro e fornisce la sua valutazione. Quindi il nostro use case diagram fa 2 cose che sono scarica barra visualizza il libro. E l'altra è inserisci valutazione di un libro che ovviamente hai già scaricato e già visualizzato. Qui non mi sento di mettere nessuna estensione tra questi 2 casi d'uso perché non è credibile che io appena abbia finito di scaricare il libro sia già pronto, avendolo letto tutto in un secondo, sia già pronto a dare la valutazione. Quindi lo scarico, poi con calma tornerò il giorno dopo, 2 giorni dopo, 1 mese dopo a dare la valutazione. Quindi qui ci siamo messi dal punto di vista degli utenti e dal punto di vista alla fine dell'interfaccia utente che questo sistema deve offrire questa funzionalità. Cosa ci siamo persi qua? Ci siamo persi tutte le dipendenze temporali. Cioè il fatto che la valutazione di un libro possa essere fatta solo dopo che il libro l'ho scaricato non compare più. Qui sembra che siano tutti sempre possibili i casi d'uso. In realtà non è vero. E tutti i vincoli che ci dicono quale caso d'uso è attivabile o non attivabile ce l'abbiamo belli espliciti nel processo. E poi quando descriveremo le narrative dei singoli casi d'uso li metteremo nelle precondizioni. Guarda, questo lo posso fare solo se. Okay? Quindi questo grosso modo può essere un diagramma dei casi d'uso a livello user goal, qui non abbiamo messo né summary né subfunction, per questo. E il testo ci diceva di descrivere la narrativa, quindi fornire la descrizione narrativa del caso d'uso relativo a approvazione da parte di un revisore. Allora, approvazione da parte di un revisore è questo qua, inserisci valutazione. La reazione che dice
Quindi dobbiamo definire la narrativa di questo caso d'uso. Per farlo abbiamo il nostro solito schemino in cui dobbiamo descrivere l'approvazione di una richiesta di pubblicazione, l'ambito, lo scopo, è ovviamente quello del sistema editoriale, lato scrittura, qui ci metteremo il nome del caso d'uso summary se avessimo definito anche i summary sovrastanti. Il livello di questo caso d'uso è un livello user goal. L'attore primario è il revisore. Quindi fino a qua non abbiamo aggiunto nulla che già non fosse nel diagramma dei casi d'uso. Adesso definiamo la parte più importante del caso d'uso, cioè l'obiettivo, l'intenzione che l'attore primario si dà nel momento in cui inizia questa attività. Quindi l'attore primario, cioè il revisore, intende cosa? Intende comunicare al sistema la propria decisione in merito a un libro. Però la decisione può essere sì o no. Quando scriviamo i casi d'uso, ricordiamoci che in prima battuta dobbiamo essere sempre positivi. Arcobaleni ed unicorni, solo cose belle. E quindi l'intenzione positiva, no, dell'attore è quella di inserire una valutazione positiva. Poi come eccezione ci sarà il fatto che magari inserisce la valutazione negativa. Okay? Allora, l'intenzione principale è quella di inserire il revisore, inserisce una valutazione positiva ad un libro che gli era stato assegnato. Ha letto. Qual è l'interesse al fatto che questo caso d'uso si concluda con successo? Beh, sicuramente abbiamo l'interesse del revisore, che è quello di terminare il lavoro. C'è l'interesse dell'autore ad avere il libro pubblicato, quindi l'autore ha tensione, ha pressione, ha ansia nel fatto che questo revisore e maledizione gli rispondano. E c'è anche un interesse dell'editore nell'aumentare il proprio catalogo. Se effettivamente questi revisori approvano dei libri che a monte gli autori avranno scritto, il catalogo cresce. No, ci sono questi tre stakeholder, dove revisore e autore sappiamo che collassano sulla stessa persona fisica. Però quando sono autore e ho inviato una richiesta di pubblicazione, ho uno stato d'animo, quindi un interesse completamente diverso rispetto a quello in cui sono revisore, maledizione, mi è arrivata un'altra richiesta da rivedere, devo farla perché tutto sommato fa parte della piattaforma. Mentre se sono autore sono lì in attesa, quindi pur essendo la stessa persona fisica, in momenti diversi, a seconda del ruolo che gioco rispetto a questa attività, ho interessi diversi. Precondizione, cioè qual è la condizione affinché questo caso d'uso si possa attivare? La precondizione è che al revisore sia stato assegnato quel libro, o un libro, e l'abbia già scaricato. Il fatto che l'abbia già scaricato, dove è andato pubblicazione, è chiaro qui. Lui non può arrivare a fornire una risposta, quindi attivare questo caso d'uso,
se non l'ha prima scaricato o visualizzato. Quindi la precondizione è che il revisore, oppure al revisore, è stato segnato il libro, e il revisore ha già scaricato tale libro. Questa seconda parte, se vogliamo, è un po' ridondante perché c'è già nell'activity data. Noi avevamo detto che possiamo lasciare sottintese le dipendenze, le precondizioni che sono già garantite dall'activity data. Io so se al revisore è stato segnato il libro? Cioè, come fa il sistema informativo a verificare che la prima parte di questa precondizione è stata soddisfatta? Certo che lo so, basta andare a vedere il modello concettuale, va a vedere se quel revisore, che è un autore nel ruolo di revisore, a questo è stata assegnata una pubblicazione che fa capo a quel libro. Quindi questa relazione qua è quella che mi dice, sì, tu effettivamente puoi attivare la casa d'uso. Garanzia di successo, cioè cosa succede quando il caso d'uso termina con successo, è che vabbè, il libro, non posso dire che il libro è approvato, perché devo aspettare gli altri revisori, quindi il libro nel suo complesso non è detto che sia approvato. Ma il libro viene valutato positivamente da questo revisore. Dagli altri vediamo. Garanzie minime non ne vedo, nel senso che può anche non succedere nulla, può valutarlo negativamente, però anche se non succedesse nulla non vengono corrotti dei dati o precluse altre operazioni in futuro. Quindi non c'è nulla da segnalare. Trigger, cioè esiste un evento che fa partire questa azione? No. L'azione parte per spontanea volontà, intenzione dell'attore primario, del revisore, quando lui è pronto a farlo. Non c'è qualcosa che gli obbliga a rispondere al telefono in quel momento. Quindi nessuno. Ok, come si svolge questo caso d'uso? Caso di successo primario. Allora, noi sappiamo che il revisore ha scelto di valutare uno dei libri, quindi potremmo far vedere che il sistema mostra l'elenco dei libri assegnati al revisore, il revisore seleziona un libro dall'elenco, il sistema chiede al revisore la valutazione, il revisore approva, il sistema conferma. Termina con successo. Quindi io sono un revisore, schiaccio sul bottone, attiva la revisione, avviene prima, fuori dal caso d'uso. Il caso d'uso mi descrive cosa succede quando seleziono quella voce. Il sistema mi mostrerà, visto magari ho più di un libro aperto in revisione, il sistema mi mostra quelli che ho in revisione, ne seleziono uno, allora lui, il sistema mi mostrerà nel punto 3 il form sì, no, approvato sì, approvato no, commenti, seleziono sì perché sono nel scenario positivo e il sistema dice va bene,
valutazione salvata con successo, eccetera. Possibili alternative, possibili cose che possono andare diversamente. Punto 1, il sistema mostra l'elenco dei libri assegnati ai revisori, al revisore può esserci un'alternativa, che è quella in cui la precondizione non si è verificata. Quindi a questo revisore attualmente non è associato nessun libro. E quindi esci. Quindi c'è un 1A, già subito, che mi dice il sistema, allora, al revisore non è associato, assegnato, usiamo lo stesso verbo, alcun libro. Il sistema segnala l'errore. Termina con fallimento. Il caso duro termina con fallimento perché non ha raggiunto l'obiettivo. Non poteva raggiungerlo perché mancava la precondizione. Se no, il sistema mostra questo elenco. A questo punto, siamo di fronte a un elenco, il revisore ha davanti a sé un elenco di libri, ne deve cliccare uno. Cosa può andare storto? Niente, direi, nel senso che o non risponde, quindi va in timeout il sistema, oppure esce, oppure abbandona, oppure altrimenti ne ha scelto uno di quelli che già il sistema gli ha presentato che avessero le condizioni che fossero assegnate a lui e già stati scaricati, eccetera. Mettiamo assegnato alcun libro già scaricato, perché può essere assegnato ma non ancora scaricato e quindi non lo posso rivedere. Quindi non succede nulla di strano se non la solita clausola che capita sia nel caso 2 che nel caso 4, cioè l'utente non risponde o abbandona. Allora in questo caso termina con fallimento. Ma questo c'è sempre, no? Ogni volta che l'utente deve fare un'azione, non avendo la pistola puntata alla tempia, può sempre decidere di uscire, abbandonare, non rispondere, andare in time out, prendersi un caffè, eccetera. Quindi c'è nel punto 2 che nel punto 4, che sono i punti in cui chi deve agire è l'utente, c'è sempre questa possibilità, non ci aggiunge nulla di particolare. Invece errori veri al punto 2 non ne può fare. Sarebbe sbagliato, diciamo stupido, che io al punto 2 avessi scritto, anziché il revisore seleziona un libro, avessi scritto ad esempio il revisore inserisce il libro o il titolo del libro che vuole valutare. Perché chiederei all'utente di inserire un dato con tutte le possibilità di errore che può fare l'utente, quando in realtà quel dato deve essere esattamente uno di quelli che io già conosco come sistema. Quindi fate sempre attenzione se usate il verbo selezionare tra un elenco predefinito o inserire un dato nuovo. Allora, dati nuovi da inserire, il meno possibile. Se potete sempre avere degli elenchi tra cui scegliere o dei valori chiusi, degli insiemi chiusi, è meglio. L'inserimento si fa solamente quando devo creare qualcosa di nuovo che non esisteva prima. Non devo elaborare qualcosa che esiste già. Attenzione che i verbi che mettiamo qua sono importanti perché raccontano le modalità di interazione diverse dell'utente e quindi poi anche le possibilità di errore. Ok, punto 3. Il sistema chiede al revisore la valutazione, significa semplicemente che gli mostra un form con scritto sì o no, quindi anche qua non vedo possibilità di percorsi alternativi. Invece il percorso alternativo è al 4, dove potrei far sì che il revisore non approva. A questo punto, quindi dice no, a questo punto il sistema però non gli fa salvare la valutazione, la valutazione negativa, fin tanto che il revisore non inserisce anche un commento, era un commento obbligatorio, diceva il testo. Quindi in questo caso va bene,
vuoi fare il sistema, richiede un commento all'utente, e l'utente al 4A.2, il revisore, inserisce il commento, e 4A3, maledetto sia tu, il sistema conferma, termine con fallimento. Cioè, conferma che il no è stato acquisito, ma il caso d'uso nel suo complesso è fallito perché non ha raggiunto l'obiettivo positivo. Allora, poiché il revisore deve fare cose anche nel passo 4A2, anche il passo 4A2 può comprendere la possibilità che l'utente si addormenti, quindi l'ho aggiunta sotto. Oppure il commento che viene inserito dal revisore non va bene. Campo commenti, inserisci, lui non ha scritto niente, o ha scritto solamente punto. Allora, ci saranno dei criteri, no, di validazione di questo campo. Il commento deve essere magari almeno lungo, non ce l'abbiamo qua questo dato, ma 60 caratteri, 10 parole, quello che è. Allora, non è detto che il punto 4A3 il sistema dia conferma. Perché se sono stato pigro e non ho scritto un commento sufficientemente dettagliato, il sistema potrebbe non accettarlo. Allora, al punto 4A3 ho un'alternativa 3A in cui il sistema, segnala che il commento è insufficiente. E quindi torna a 4A.2, cioè a questo punto è reinserito di nuovo caro utente. Hai provato, hai inserito ciao, provi a scrivere salva commento, e il sistema dice no, guarda, è insufficiente, 4A2 ti permette di inserirlo di nuovo, E non esco da lì, non esco, per carità, posso sempre uscire abbandonando. Dicendo sì, vabbè, è vero, pensavo di essere pronto a dare la valutazione, in realtà non sono ancora pronto perché non so cosa scrivere, abbandono e ci riprovo domani. Ok? Dubbi, domande? Ok, allora vediamo l'ultimo punto che veniva richiesto da questo testo. I tre KPI più significativi relativi al buon funzionamento della procedura dal punto di vista dell'autore. Quindi se sono autore, che cos'è importante per me? Allora, la cosa più importante la sappiamo, il guadagno. In realtà, il guadagno dipende dalle copie vendute e dal prezzo di vendita e dalla percentuale data all'autore. Nessuno di questi tre parametri dipende in alcun modo da questo processo. Quindi quel KPI lì, che se vogliamo sull'intero sistema editoriale è il più importante per l'autore, non c'entra con questo processo che è il processo di scrittura.
che la percentuale con l'autore fa parte del contratto, non è che la posso variare, aumentare, diminuire, modificando, agendo su questo processo. Il numero di copie vendute dipende dalla parte di marketing, di e-commerce, di vendita. Sì, dipende anche indirettamente dal fatto che il libro sia buono, lo abbia scritto bene o no, ma questo dipende da me, non dal processo. E dipende dal prezzo di vendita. Il prezzo di vendita in questo sistema lo scelgo io autore. È un input al processo. Il processo non ci può fare nulla. Lo prende e lo salva lì. Poi sta a me dire il prezzo è troppo alto, ne ho venduti poco perché il prezzo è alto, allora abbasso il prezzo, spero di vendere di più. Sono tutti ragionamenti che ha senso fare, sono dei KPI per l'autore, ma non sono KPI relativi a questa parte di processo. Quindi smarchiamo quello, che purtroppo ci piacerebbe tanto dire che il mio KPI è guadagnare tanto, con poco sforzo, e concentriamoci sui KPI di questo processo. Il processo è: creo un libro, lo scrivo, me lo faccio provare. Dal punto di vista dell'autore, ok? Non dal punto di vista del revisore. Allora io ci vedo due cose. Il terzo magari ci devo pensare un pochino di più. Ma due mi saltano all'occhio immediatamente. Il tempo di revisione e la facilità d'uso del sistema, soprattutto per quanto riguarda la parte di editing online. C'è un sistema macchinoso che devo fare 27 videate, 2000 click, si pianta un giorno sì, un giorno no, è lento a rispondere, mi fa passare la voglia. E questa parte a questa parte qua, edita nuova versione online, carica nuova revisione PDF, queste parti qua devono essere fatte bene, altrimenti diventa, è già faticoso scrivere un libro, non avere cose giuste da dire, quando diventa ancora più faticoso riuscire a interagire col sistema, mi fa venire la voglia di andare a qualche altro editore, visto che questo non sarà l'unico al mondo. E l'altra cosa, forse non so se è più importante, ma sicuramente importante, è visto che in questo processo autore, no? Questo è il primo che abbiamo fatto, prendo questo perché vediamo tutto insieme, tutte le azioni sono in capo all'autore, quindi sono io che decido quanto in fretta vado, quanto bene vado, tranne quella di pubblicazione. Ecco, dal punto di vista dell'autore, l'azione complessa pubblicazione è un'attesa. La mando in approvazione, aspetto. Più è lunga questa attesa, peggio è per me autore, perché sono bloccato. Okay? Quindi quello sicuramente è un tempo, quel tempo lì è sicuramente un KPI interessante. Parlando di quello, probabilmente un altro KPI interessante per l'autore è quante volte il mio libro viene accettato e quante volte viene rifiutato. Che in parte è un effetto dell'organizzazione del processo, in parte ovviamente sarà anche un effetto della qualità del mio libro. Però io come autore, no, vedo che mi vengono approvati l'80% dei libri. Bene, proviamo a migliorarlo. Se vedo che vengono approvati solamente il 20% dei libri, sì, magari si può snellire il processo, ma magari devo imparare io a scrivere meglio. E comunque c'è un indicatore che in parte è di processo e in parte anche di input. Quindi lo metterei come terzo questo, perché dipende non solo dal processo, ma anche dalla qualità dell'ingresso. Quindi proviamo almeno ad abbozzarli nei minuti che ci rimangono. Io direi che il primo indicatore che proporrei, che dal mio punto di vista, poi magari voi ne avete pensato degli altri, no? Dal punto di vista dell'autore è il tempo di risposta, tempo di attesa per l'approvazione di un libro. Il secondo è la facilità d'uso del sistema. E
E il terzo può essere la, dicevamo, la probabilità, o parliamo più di frequenza che non probabilità, frequenza di approvazione dei libri per cui ho fatto una richiesta di approvazione. Non voglio scriverlo, sono diventa ridondante. Allora, cos'è il tempo d'attesa dal punto di vista della categoria dei KPI? È un tempo di servizio. È un intervallo di tempo tra un input e un output. L'input è la revisione caricata e la richiesta di approvazione per tale revisione, l'output è la risposta sì-no. Può anche essere un no, però almeno mi arrivi in fretta. La facilità d'uso del sistema in qualche modo è a cavallo, secondo me, tra l'efficienza e la user satisfaction. Poi proviamo a pensare come misurarla. E la frequenza di approvazione dei libri è di nuovo un indicatore di servizio, perché confronta un input, cioè il numero di richieste arrivate, con un output, cioè il numero di richieste approvate, che potremmo assimilare, se vogliamo dare un'etichetta, a quella degli ordini perfetti, cioè l'ordine è stato approvato e portato a termine. Quindi, come li misuriamo questi? Proviamo solo a dirlo a parole, perché non abbiamo tempo di elaborare adesso tutte le formule, ve lo faccio e poi vi pubblico il file completo. Allora, il service time è più facile, perché devo calcolare il tempo medio per cui della durata dell'attività complessa pubblicazione. Siamo fortunati di averla già messa come attività complessa, così la identifichiamo molto bene nel diagramma dell'attività. Quindi il tempo medio, la durata media dell'attività dei revisori, diciamo, in generale. E noi sappiamo già che la fonte sarà l'activity diagram e in particolare la action che si chiama l'azione complessa pubblicazione. È da lì che prendiamo i dati. Quindi il calcolo, vabbè, non sarà altro che la media della durata di una pubblicazione. Una durata è una differenza tra due tempi che misurerò in giorni e sulla scala dei rapporti e mi dà un valore medio del tempo che ci mettono i revisori con tutto il meccanismo, ne prendo tre, poi ne prendo altri due, eccetera. Diciamo che potrebbe avere un valore, che qua ipotizzo perché ovviamente per mettere dei numeri giusto, no, noi qua impostiamo delle ipotesi, poi per mettere i numeri precisi di obiettivo dovremmo avere lo storico, dovremmo avere tutti i benchmark. Però per esemplificare, no, per fare un esempio come facciamo anche all'esame, possiamo dire che idealmente potrebbero essere 7 giorni, cioè se mi sono una settimana sono già contento per un libro che non sia una novella di 5 pagine, ma un libro,
accettabile comunque magari in un mese, comunque il più breve possibile. Questo è un indicatore. Questo secondo, ragioniamolo solo un attimo, lo potrei approcciare in due modi completamente diversi. Secondo si chiede, ma sì, ma l'utente quando interagisce col sistema perde tempo, si arrabbia, non funziona, è lento? Oppure è tutto lineare, veloce, fluisce, senza errori, eccetera. Allora, per avere la risposta a questa domanda, io posso procedere in due modi diversi. Uno, chiedo all'utente. Cioè faccio, a campione, periodicamente, non lo so, un sondaggio. Dico, caro utente, come trovi il mio sistema? Facile, difficile, macchinoso, complesso? Errori, veloce, rapido, errori, non errori. E quindi, ricopiando quello che abbiamo fatto martedì, avrei semplicemente un sondaggio in cui calcolo la percentuale di utenti soddisfatti della qualità del sistema, facendo le domande giuste. In realtà non è tanto la percentuale degli utenti, ma la percentuale delle risposte degli utenti, perché io in questo caso, visto che ho degli utenti ricorrenti, devo permettere all'utente di rispondere più volte, magari non due volte al giorno, ma periodicamente l'utente può fornire questo feedback, può aggiornare la propria valutazione. Quindi questo è un modo. L'altro modo completamente diverso è di, che adesso non siamo in grado di fare per bene, è di entrare nel dettaglio di come avviene questo editing e questo caricamento delle revisioni, e possiamo andare a misurare due cose. I tempi, cioè quanto tempo ci, se per caricare un nuovo PDF ci mette 12 minuti, c'è qualcosa che non va. Quindi potrei misurare i tempi impiegati dall'utente, per quello che l'ho chiamata, a seconda di come lo interpreto questo, di come lo definisco ovviamente, questo può essere un indicatore di efficienza o di soddisfazione utente. Posso chiedere all'utente, tu come ti trovi, per te è facile, difficile, efficiente, ti fa perdere tempo, allora siamo nel campo della user satisfaction. Oppure posso andare a misurare il tempo speso, tra virgolette perso, impegnato dall'utente, per fare un task, cioè una pubblicazione. Ma questo lo posso fare in modo più automatico, più oggettivo, andando a misurare certe tipologie di tempi. Nel caso della revisione PDF, il tempo che ci metto a caricarlo, nel caso dell'editing della versione online, è un pochino più complicato, perché magari ci può anche stare che l'editing di una versione online duri 4 ore, perché in quelle 4 ore sto scrivendo. Quindi magari dovrei andare a calcolare, non so, il tempo rispetto al numero di parole scritte, devo trovarmi una metrica che mi permette di capire se in quelle ore in cui lui è stato collegato è stato produttivo oppure no. Tenete presente che un'attività creativa non è tanto facile da misurare. Quindi questo è un altro un aspetto che si può misurare. Possiamo, a seconda di come lo intendete, andare a prendere una direzione oppure l'altra, sono entrambe valide. Con il questionario ovviamente dobbiamo capire dove nel diagramma di processo andare a aggiungere il questionario. L'altra direzione che si può andare è quella del in qualche modo misurare gli errori. Cioè quante volte l'utente ha dovuto correggere, ha fatto un'azione sbagliata, così, così. Anche questo si può andare a misurare, non a questo livello, ma a livello di dettaglio. Se avessimo un dettaglio, adesso, su questa parte di editing, come funziona all'interno, allora potremmo vedere che magari l'utente deve tornare indietro, annullare un'operazione che ha fatto prima, tornare a una revisione precedente, ricordate che il test diceva anche che puoi tornare alla revisione precedente quando vuoi. Allora questo è un indice del fatto che tu sei andato avanti ma poi devi tornare indietro perché ti è andato qualcosa storto. Quindi potrai decidere anche di misurare cose di questo genere. La frequenza di approvazione è più semplice perché semplicemente è il rapporto tra libri approvati e libri richiesti. Quindi di nuovo la vado a misurare nell'attività complessa pubblicazione, dove questa volta però non vado a misurare il tempo di ingresso e di uscita, ma vado a contare il numero di volte che esco dal lato libro approvato rispetto al numero di volte che esco dalla parte del libro bocciato. Quindi semplicemente il rapporto uguale a quello che abbiamo fatto martedì. Quindi questo è il ragionamento a monte.
Adesso vi scarico poi il file completo e ve lo metto sul sito. Per me è tutto. Ci vediamo prossimamente.